Il demonio è come un cane rabbioso alla catena. Oltre il limite della catena, egli non può azzannare alcuno. E tu allora stattene lontano. Se ti avvicini troppo, ti fai prendere. Pace e bene, fratelli e sorelle, a tutti voi. Ecco, anche oggi, ancora una volta, è una raccomandazione molto paterna di Padre Pio ed è anche una illuminazione per la nostra vita spirituale, perché ci dice che il nemico, ecco appunto, è come questo cane che è alla catena. Lui ha uno spazio dove può arrivare e ci ricorda Padre Pio che se ci avviciniamo troppo è difficile superarlo, è difficile non essere presi e non essere feriti. E allora, ecco, c'è proprio nell'atto di dolore che noi recitiamo, propongo di fuggire le occasioni prossime di peccato. Ecco, questa frase che cosa ci dice? Che se noi ci mettiamo nelle occasioni prossime, ecco, facilmente diventiamo deboli e cadiamo. E le occasioni prossime di peccato possono essere tante, come un cane che gira non con la catena, ecco, ci sono tanti spazi dove lui può arrivare se noi ci avviciniamo, non è solo una direzione. E allora queste occasioni prossime sono tutte quelle volte che noi pensiamo di essere forti e ci mettiamo nell'occasione della tentazione e immaginiamo durante la nostra giornata quante occasioni possiamo sfruttare o possiamo mettere nella nostra vita, ecco, e che vengono sfruttate dal nemico, quei pensieri che non vengono allontanati, quelle immagini che noi tante volte pensiamo, dice, ma tanto non mi fa niente, oppure tante volte anche quella risposta non buona ai fratelli, no? Pensando che poi ci aggiustiamo, ci sistemiamo. Ci ricordiamo che tutte queste occasioni, ecco, danno spazio al nemico e ci rendono tristi, perché se noi cediamo alle piccole cose, poi siamo portati a cedere anche alle grandi. Ogni piccolo sasso, ogni piccola pietra ricrea questo muro di difesa verso il nemico. Buona giornata a tutti voi.